Fino a quando la mia stella brillerà. La storia di Liliana Segre, raccontata da Daniela Palumbo. Edizione PM. Prima parte. L'album di famiglia. Il papà e la bambina. Milano, anni 30. Casa, essendo l'unica bambina, ero la reginetta, super amata, super viziata, super adorata da papà e dai quattro nonni. Nonostante non avessi la mamma, ero una bambina felice. E se ero felice, era merito del mio papà, Alberto. La sera d'estate andavamo a trovare gli zii. Percorrevamo un viottolo sterrato e l'oscurità mi faceva un po' paura. Ma c'era papà con me. A un certo punto papà si fermava e mi indicava le costellazioni. Mi spiegava il cielo, le stelle. Era come stare al cinema. Il buio in sala e lo schermo immenso che era il cielo. Ma poi nel 1938 tutto cambiò. Seconda parte. Le leggi razziali. 1938. Il Consiglio dei Ministri delibera l'esclusione dalle scuole di tutti gli insegnanti e alunni nati da genitori di razza ebraica. Era una sera qualsiasi, stavamo a tavola. Mio padre parlò. Liliana, sai che non può più andare a scuola? Ah no? Perché ci sono delle nuove leggi per noi che siamo ebrei. Tu, come tutti i bambini ebrei, sei stata espulsa da scuola. Espulsa. Avevo appena compiuto 8 anni e fino a quel giorno non sapevo nemmeno di essere un'ebrea. Qualche giorno dopo la maestra Caterina venne a casa a parlare con papà. Gliel'aveva chiesto lui. Sentì l'appello accorato di papà che diceva che era un'ingiustizia tenermi lontana dalla scuola. E poi ascoltai la maestra Caterina che gli rispondeva: sì, ma scusi, io cosa c'entro? Non compete a me decidere. Non le ho mica fatte io le leggi, sa? Ascoltavo. Quelle parole continuavano a ronzarmi nella testa come un'ape fastidiosa. Non le ho fatte io. Non le ho fatte io. Non le ho mica fatte io. Beh, non le ho fatte io. Sì, certo. Non le ho fatte io. In effetti non le aveva fatte lei. Non le ho fatte io. Però, che delusione. Nella sua voce non c'era un filo di dispiacere. Quello che stava accadendo a noi ebrei avveniva nell'indifferenza generale. Per tutti era come se niente fosse. Terza parte. Auschwitz, 31 gennaio 1944. Partii per Auschwitz il 31 gennaio 1944, insieme a mio padre, che non rividi mai più. E fui l'unica, su 604 persone, a tornare a casa. Avevo solo 13 anni. Un giorno, alla selezione davanti al medico, che decideva della vita, della morte lì nel campo, vidi Janine, una ragazza francese. La mandavano a morire. Janine non era un'estranea per me. La vedevo tutti i giorni. Avevamo scambiato qualche frase, ci sorridevamo per salutarci. Eppure non le dissi niente. Non mi voltai quando la portarono via. Non le dissi addio. Avevo paura. Paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo. Così quel giorno feci finta di niente. Oggi, che sono testimone dell'Olocausto e ho più di 90 anni,
racconto ai ragazzi la mia vita e parlo sempre della storia di Jeanine. È un rimorso che mi porto dentro. Il rimorso di non aver avuto il coraggio di dirle addio. Di farle sentire che la sua vita era importante per me. Che noi non eravamo come gli aguzzini e invece non lo feci. Era questa la loro vittoria, era questo il loro obiettivo, annientare la nostra umanità. Quel giorno con me ci riuscirono. Il rimorso non mi diede pace per tanto, tanto tempo. Così ora vado nelle scuole a parlare con i ragazzi, le ragazze e dico: se uno di voi si ricorderà di me quando non ci sarò più, sarò già felice. Mi basta anche uno solo di voi, perché a sua volta seminerà altra memoria. Io, queste persone speciali, le chiamo le candele della memoria.